Si chiama Fano en plein air ed è il nuovo slogan del comune che riparte con gli eventi a cielo aperto. Dopo mesi di lockdown, il centro storico e la zona mare sono pronti ad accogliere fanesi e turisti per regalare momenti ludici e culturali. In attesa del calendario ufficiale che verrà presentato nei prossimi giorni con le varie modalità di svolgimento, questa mattina sono state confermate alcune date. Il Fano Jazz by the Sea si svolgerà dal 24 al 31 luglio alla Rocca Malatestiana e alla Chiesa di San Francesco. Passaggi Festival dal 26 al 30 agosto in località ancora da stabilire ed il Festival del Brodetto l'11, il 12 e il 13 settembre con ristoranti diffusi in tutta la città. Come già annunciato invece slitta al 2021 la Fano dei Cesari. Oggi siamo qui in uno dei luoghi più belli della nostra città, riqualificato da poco, e non è un caso, proprio da qui vogliamo rilanciare l'estate fanese 2020, Fano en plein air, Fano all'aperto. Proprio con questo significato vogliamo riappropriarci degli spazi. Avevo lanciato qualche settimana fa quest'idea della Fano teatro, bar, ristorante a cielo aperto. Proprio per questo la gente torna a rivivere gli spazi, i contenitori culturali, un calendario ricco di iniziative, tutte in sicurezza. Ecco, questo mi piace sottolineare. Saranno tanti, più piccoli, diffusi su tutta la città e sul lungomare. Quindi Fano en plein air, una grande ripresa della nostra città, che è un'occasione per viverla per i fanesi, per coloro che vivono nei comuni limitrofi, ma anche per quei turisti che scelgono Fano come location per le loro vacanze. La parola d'ordine sarà dunque sicurezza, così come appare anche nel manifesto presentato in conferenza stampa. Per raggiungere questo obiettivo e rispettare le norme anticontagio, le manifestazioni saranno tutte rivisitate, anche grazie alle collaborazioni con le attività economiche. Sono le crisi che ci portano dietro delle grandi opportunità. Questo fatto di voler vivere la città all'aria aperta, le attività che richiedono suolo pubblico, sono ormai 150 e ne stiamo dando veramente altre, vuol dire che la città cambierà fisionomia, e quindi la possibilità di andare nei nostri ristoranti, nei bar, nei bistrò, di vivere questi momenti piacevoli all'aria aperta, ci fanno lasciare indietro questo ricordo dei brutti momenti che abbiamo vissuto. Un'altra novità è il manifesto d'autore. Sì, negli anni passati Fano faceva questo tipo di attività, facevamo i manifesti con le immagini del Seneca piuttosto che del Beran. Abbiamo deciso di riportare questa attenzione, quindi di fare all'inizio della stagione un manifesto che possa rappresentare la stagione. Quest'anno praticamente abbiamo utilizzato delle foto dei fotografi amatoriali della città che si danno tanto da fare anche a livello social e che promuovono la nostra città, le abbiamo inserite in questo manifesto che rappresenta proprio la stagione. Grazie al supporto del fuoriclasse EIARC, esperto del settore, verranno programmate azioni specifiche anche sui mercati turistici nazionali collocati fino ad una distanza da Fano di 5 ore d'auto. Oggi abbiamo presentato i grandi eventi che si posizionano davvero ben distribuiti nell'estate. Stiamo facendo davvero un grande lavoro anche in modo trasversale con tutte le associazioni per avere un'estate ricca di eventi. Non era per nulla scontato avere anche una riconferma di moltissimi eventi, poi i prossimi giorni li presenteremo. Oltre a questi grandi eventi, a luglio si posizionano i concerti dell'Orchestra Sinfonica Rossini il 9, il 13 e il 17, e ad agosto abbiamo invece un nuovo evento dal 4 al 9, sarà una settimana davvero dedicata al cinema con le celebrazioni felliniane, un nuovo evento che si chiama Fano Fellini.